luglio ci sarà il tuo The Best of Cannes come consuetudine, però insomma qui in diretta vorrei un'anticipazione. Quali sono le maggiori tendenze che stai vedendo? Allora sì, è vero, il 3 di luglio faccio Best of Cannes, che come sai è una cosa che ormai faccio sul palco grazie a Air3 che mi invita. Qua comincia tutto, un po' da secchione vengo qua, guardo cose, vedo cose. Devo dire che il trend di oggi è l'eguaglianza delle donne, gender equality, sì, tantissimi degli speech sono su il portare avanti questo pensiero. È anche ovvio perché siamo nel mondo di Me Too, Weinstein Gate, quelle cose lì. Devo dire cose anche molto belle nel mondo del content, della progettualità dei clienti che parlano di questa cosa. E poi devo dire che in generale il trend sia nel mondo della stampa che nel mondo della televisione è quello, ne abbiamo parlato anche tra di noi in ADC, è quello di ritornare un po' al basico, a quello che poi è il nostro lavoro, quello del il crafting fatto bene, la scrittura fatta bene, il racconto fatto bene, il film prodotto in maniera cinematografica, lo storytelling che ha il racconto, che ha il crafting legato al racconto, quindi fatto bene in quel modo lì. Quindi possiamo dire che insomma un back to the basic è anche un back to the bello per l'italiano. Sì, tu ne parliamo anche di questo, il bello poi è una cosa che noi, che io spingo tantissimo, perché noi tendiamo di dimenticarci del bello, dimenticandoci del bello poi finiamo per adeguarci, e molte delle cose che facciamo alcune volte nel processo lavorativo si annacquano, e quindi Best of Cose Belle, che ho, che è il sequel di Best of Cannes, fa parte anche di quel gioco lì. Credo che quella parte lì stia tornando un po' anche grazie a una cosa che sta succedendo, secondo me, che i progetti che si vedono qua a Cannes e quello che poi siamo anche bravi noi a fare, secondo me, in Italia, e i progetti stanno diventando più giusti per gli schermi nei quali vanno, per i posti nei quali la gente li fruisce, quindi la giustezza porta a un crafting che è relativo al posto dove va. E quindi una cosa costruita per il cellulare o che viene fruita sul cellulare è molto diversa dal contenuto che deve essere un billboard animato da persone fisiche. Quindi la fruizione fa sì che si cambi la modalità con la quale si costruisce il progetto, e quindi il progetto diventa più giusto, si vedono secondo me anche meno fake in generale. Quando il progetto è corretto ti sembrano più belli anche i progetti, quindi quella cosa lì secondo me è una cosa che vedremo sempre di più, quello di progetti che sono molto complicati, multisfaccettati, multipiattaforma, che poi per ogni piattaforma costruiscono quello che è giusto per quella piattaforma lì. È anche vero, insomma, e mi ha un po' sorpreso, che ormai vedere i film di Cannes sei relegato in un angolino con queste cuffie, nonostante poi tutti i progetti passino poi per una narrazione video. Un po' strana la cosa, no? Molto strana, devo dire che è molto strana. La cosa che per esempio Cannes ha fatto l'anno scorso durante la premiazione, che quella che ci sarà domani sera, ma quella dell'ultima premiazione, delle tante premiazioni che fanno, l'anno scorso per esempio hanno cambiato il luogo, cioè la presentazione di film era quello che finiva la premiazione dell'anno scorso, che secondo me gli dà molta importanza. Per moltissimi anni non era così, finiva sempre quasi sempre col Titanium o forse Advertiser of the Year o Network of the Year. Quest'anno invece, l'anno scorso invece finiva con i best film, no? Quindi il Grand Prix dei film. Credo che questo sia anche un trend che è legato anche al fatto che si ritorna un po' al crafting e alla giustezza del contenuto, che ormai si chiama content. La cosa che secondo me succede però in questo palais da 5 giorni e non più da 8 è che sempre di più per andare a vederli i film bisogna essere relegati in un angolino dove ti metti delle cuffie in wireless e sei un po' sfigato, devo dire, cioè, credo sia dovuto al fatto che ormai si vede tutto
sul cellulare che ci portiamo in tasca, e quindi andare a vedere i film non è più importante tanto quanto andare a vedere Queen Latifah sul palco. Quindi... E generalizzando invece, insomma, qual è l'importanza del film? Perché secondo me come mezzo di espressione di un concetto, di un valore, ma anche di progetti articolati, poi è veramente il concept che racchiude tutto. Sì, devo dire che è sempre di più. Lo vediamo noi anche in Italia, noi poi tendiamo a venire qua e guardare le cose che vediamo con un po' quell'occhio del ah, l'abbiamo già visto, oppure del non riusciremo mai ad arrivare a quello, quindi è tutto quello che c'è in mezzo. Credo che comunque noi in Italia stiamo cominciando a essere un pochino più preparati, un pochino più interessati, riusciamo al giorno d'oggi ad essere un pochino più specifici nella tipologia di contenuto filmico che facciamo per i nostri clienti. È vero che un po' per mancanza di soldi, un po' perché ormai è così, facciamo progetti che sono film, TV, cinema, social, web, tutto nello stesso momento, e quindi riuscire a far sì che i contenuti siano specificizzati al mondo nel quale lo stai facendo fa parte del gioco. Quello che sta succedendo qua, ripeto, è bellissimo, perché poi comunque si ritorna al crafting quello specifico, si ritorna a contenuti che sono fatti per schermi, che sono magari 1:1, 9/16 e non 16:9, che sono cose che viviamo anche noi, però sono fatti bene, sono fatti giusti, sono fatti perfetti per quello schermo. Di questa intervista, insomma, la pubblico domani. Ed è il giorno in cui ci sarà anche la conferenza, la serata, la premiazione anche dei film, quindi ancora non lo sappiamo chi vincerà il Grand Prix, ma secondo te hai dei sentori? Allora, io credo che Grand Prix di film potrei scommetterci che vince Tide, credo che sia un film perfetto proprio, è l'advertiser che ha capito chi è, che racconta di se stesso senza far vedere il problema, che prende in giro tutti gli altri, che approfitta di un Super Bowl che è il momento in assoluto dove ti devi far vedere al meglio. E quindi, secondo me, se non vincesse quello mi dispiacerebbe, anche se devo dire che quest'anno, e spero che lo dicano anche gli altri, quest'anno era un anno molto bello per Cannes, cose molto belle abbiamo visto, quindi sarà un Best of Cannes abbastanza lungo. Preparatevi, portatevi le coperte. 3 di luglio, ciao. Noi ci saremo.